È collegata con noi Eleonora, che è una grandissima tifosa dell'Olimpia Basket Milano, perché ieri si è giocato il campionato e quindi io non so assolutamente niente, devo chiedere allora a chi di basket ne capisce. Buongiorno Eleonora. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, Eleonora, tifosissima, giusto, dell'Olimpia Milano, ho detto Sì, giusto? Ok, giusto, da giusto. sempre, no, da quando, come è nata Da questa sempre, sì. passione? Quando è nata questa passione per Ma il basket? verso le superiori, quando ho trovato qualche sport diverso dal calcio e ho notato essere uno sport interessante un po' per tutto il pubblico, infatti oggi diciamo un ambiente ancora molto tranquillo e cautelato con parecchi ragazzini, quindi dove puoi esprimerti in tanti modi è divertente. Poi parti dall'NBA dove ci sono questi mostri che segui e pensi sempre che anche nella nostra nazionale si possa arrivare a fenomeni così completamente diversi, però ben strutturati, ecco. Ecco, e la delusione quando arriva per sapere che non è così? No, scherzo. Mai, in realtà ci Ah, sono dei vedi, grandi vedi, vedi. campioni NBA o personaggi NBA che poi vengono anche presi, reclutati, ad esempio in Olimpia, come è stato Ciaccio Rodriguez, come ha fatto anche un anno o due, mi pare, Niccolò Melli. Abbiamo Ok. avuto vari personaggi che arrivano da lì, poi magari vanno scemando. O diversamente l'Olimpia ha dei grandi talenti che non riesce magari a buttare fuori in nazionale. Noi abbiamo oggi come italiano Gallinari che arriva dalla parte, se non sbaglio, di Voghera, da un Tortona giù di lì, e poi è passato direttamente, passando anche attraverso l'Olimpia in In NBA. NBA, in Quindi NBA. Ma torniamo invece al Forum d'Assago perché c'è stata una partita di campionato. Anzi, se non sbaglio, sì. questa settimana c'è stata sia la Coppa che poi il campionato, giusto? Sì, ma funziona sempre così, almeno poi io Ok. sono abbonata Ok. ad Di entrambe le dispute, quindi competizione. hai sia la parte della competizione, quindi hai la parte Eurolega e anche la parte LBA, no, della Lega Basket, quindi il Ok. campionato normale nazionale delle squadre italiane. E ci sono sempre circa due partite alla settimana di Eurolega. E come un po' la Champions, no? Ok. E poi ce n'è una alla domenica, Di campionato. tendenzialmente, quasi sempre. Poi è successo anche al sabato di campionato, sì. Allora, partiamo invece dall'Eurolega. Com'è E andata per Milano? So bene, cioè, ho letto. dell'Eurolega, Sì. Eurolega, l'ultima che abbiamo fatto è stata con Real Madrid, dove è stata più una, diciamo, un incontro di saluto e di standing ovation per Rodriguez, che esce un anno e mezzo fa dall'Olimpia, finisce la sua carriera, quindi è arrivato lui, presentazione con tutta la famiglia, un Real Madrid non in formissima, no? Come la settimana prima anche una Virtus, non Virtus, dove c'era Ok. un Bellinelli un po' scarico, non c'era Hackett, quindi sì, abbiamo vinto di qualche punto in più, se non sbaglio di 20 punti, però squadre che magari sembravano quasi un po' stanche, Mi no? sei Poi in critica realtà in però. Eurolega, Eleonora, mi sei sì, critica perché in però, cioè Eurolega, vincono, non sei sì. contenta? Cioè, com'è sta storia? No, perché fanno sempre così. In Eurolega non arriviamo mai oltre il 12, quindi fai conto che siamo messi, cioè veramente non riusciamo ad andare in playoff, no? Ma neanche nei Ok. play-in, quindi non riusciamo ad arrivare nella sesta squadra o nella settima, tra la settima e la decima, dove poi vai a discutere, a competere per salire e fare i play-off nell'Eurolega, Ok, mai. mai. E sono già 3 anni che non si riesce. Però da E profano mentre ti nel chiedo, campionato. no, da Sì. profano, però appunto, scusa, vedo però, quindi, dai, questo quadro dell'Eurolega dove appunto mi stai raccontando una squadra che comunque non ce la fa, non ce la fa, arriva sempre lì, ma poi non riesce a fare il saltino oltre la posizione che serve per andare più avanti nel campionato dell'Eurolega, diciamo. Invece in campionato io so che arriviamo da stagioni in cui abbiamo portato a casa lo scudetto, giusto? E invece cosa succede lì? Sì. No, 3 stagioni, cioè, va molto meglio, ma sono squadre anche diverse, no? Niente, E è sempre dove colpa alla degli fine. altri. Ma oggi vedo ad esempio il Venezia ieri ha dimostrato veramente tanto, no? Siamo partiti pronti via già sopra di 6 punti, e noi a zero, ok? Ah, beh. Poi tiene un po' testa il Venezia, poi probabilmente. Probabilmente lo stesso Parks, che del Venezia è molto forte, non ha dato il meglio di sé, e per 3 tempi eravamo sopra di un 15-12 punti. E
Quindi per tutti e tre i quarter. Ci sono state qualche challenge in più del solito, che sono delle specie di VAR, no? Dove i tecnici, dove gli arbitri vanno a visualizzare il fallo sportivo, l'antisportivo, e lì poi si apre sempre un mondo dove ovviamente io certe volte anche da profana dico no, l'ha presa, non l'ha presa, poi ti rendi conto che devi guardare nel dettaglio le cose. E poi per poi fare una rimonta pazzesca dove da 60, 62, adesso non mi ricordo, ci siamo trovati un faccia a faccia con un 78, 78-77 e abbiamo chiuso vincendo con un 79-78. Ah, Ecco, insomma, non. in un quarto il Venezia ha tirato fuori i denti. Noi facevamo dei passaggi molto, forse troppo morbidi, troppo lenti, cioè abbiamo Ok, preso dei però, tempi beh, lenti, abbiamo giocato bene, quel che conta è il eravamo dei risultato, È la però, dai, no? vittoria, Qualche conto il sono risultato? d'accordo, ma non è quello che dico sempre a mio figlio. Ok, Quindi, perfetto. forse nello sport sì, Ok, invece però, e poi Eleonora, qualche critica sempre a Messina. quali sono appunto i prossimi appuntamenti? Quindi quando è che ci risentiremo per commentare la prossima partita dell'Olimpia? Quando è che è il prossimo appuntamento? E allora, adesso ti dico onestamente, il prossimo c'è un Eurolega in casa con il, mi pare, Tel Ok, Aviv, credo, il Tel perfetto. Aviv. Io non so se riesco ad andare al palazzetto perché è una roba di lavoro, però sicuramente lo seguirò su DAZN, al telefono, Ok. adesso devo Al telefono. capire, e, esatto, poi Cioè, ce ne al sono telefono, un nel senso che c'è uno che ti programma. telefona, c'è uno che ti telefona mentre c'è la partita, questo mi stai dicendo, o al telefono, nel senso che usi lo smartphone per vedere la diretta, no? Fammi capire. Uso lo smartphone per vedere da Ah, ok, zona. no, No, pensavo ci poi fosse tipo tuo ho figlio degli là amici. che ti dice, allora, guarda, in No, questo momento passa la palla, poi tira canestro, no, ho degli stoppata, amici ok. che però magari vanno al mio posto, Ah, quindi ok, riusciamo a bene, farle, riesco. Poi qualcuno che già ha anche altri abbonamenti che mi resume. chiama, commenta. Ok. Sì, sì, Prossimo sì. in campionato con chi è invece? E il prossimo in campionato. Bologna, no? No, 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 il prossimo in campionato credo sia Con il qua. Tortona, il Ah, Dartona. ok, D'Artona. Credo sia quella che è, se non sbaglio, erano i primi di dicembre, Ok, forse il primo di va bene. dicembre. E una squadra anche lì che è emersa notevolmente negli ultimi 2 anni. Ah, vedi. Beh, Sì, sono i quindi. figli di Daitan 3, da quanto ho capito. Si chiamano D'Artona, com'è che si chiamano? Come si chiama la Sì, squadra? è D'Artona. come il Dartona, ma è il Tortona di fatto. Ah, ok, va Quindi ha bene. anche 2 giocatori che conosco su Voghera, Ah, erano vedi, vedi. piccolini, sono cresciuti lì, sono passati. Sì. Beh, allora, senti, allora, io ti ringrazio per averci portato appunto con le tue parole dentro il forum per seguire l'Olimpia. Ci sentiremo alla prossima partita, allora, dai, così ci fai sapere. Magari Va spero di bene. sentirti un po' più soddisfatta, nonostante appunto anche la vittoria, nel senso che ti sento un No, ma po'. abbiamo Ti delle perle di sento. giocatori, dei grandi giocatori. C'è Non questo nuovo sembra. Delay che è un Cioè, si attore chiama Delay fortissimo. Cioè, fa questo? proprio. Sì, si Cioè, chiama si chiama. Delay. Cioè, ritardo? È scritto Delay. Ah, Delay ritardo, è sì. un personaggio. È un personaggio perché fa anche divertire il Ah, pubblico, bene, un po' bene, proprio bene. come il mondo NBA. Cioè, si mette a correre in giro Ah. per il campo. No, ma poi è forte, It's a forte. Ci showtime, piace. come diceva qualcuno una volta. It's a Sì, showtime. Bene, allora esatto. speriamo nello showtime anche all'Olimpia. Grazie mille, Sì. Eleonora, la nostra inviata nell'Olimpo. Va bene, ti piace come sottotitolo? Ah, Eh? sì, Ok, perfetto. perfetto, dai. Va Grazie mille, bene. allora.